Ciao, io sono Coco, sono della Bolivia. Ho arrivato a Italia 4 mesi fa. Io faro mobili con cartone. È un progetto sociale, ecologico sociale della Bolivia. Riutilizzo cartone delle spazzature, cartone riutilizzato. Faccio queste mobili di alta resistenza. Questo è un progetto totalmente ecologico perché questo si lavora senza acqua, senza elettricità. Io ho fatto laboratorio con ragazze della strada, ma bambini con disability, gente bisognosa, gente affettata per disastri naturali. È un concetto sociale basato in la forza della unità. Internamente, dentro della struttura, hai diverso cartone di differenti condizioni, come siamo noi, la società, tutto siamo diverso, differente, con diversa caratteristica. È così che le mobili tiene tanta resistenza. In la Bolivia io vi arrivato a una casa di accoglienza che si chiama la Casa de los Niños come volontario. E in questa casa ho conosciuto a Chiara, una volontaria italiana. Le due eravamo volontari lavorando con bambini che ha nascito l'amore e dopo abbiamo deciso di unire le nostre vite. È per questo che ho arrivato a Italia, qui alle Apennine. Adesso siamo già una famiglia, pensiamo che desde qui seguire compartendo nostra vita e nostri progetti. Encarte praticamente è una famiglia universale, senza frontiere. Io ho viaggiato per diversi paesi, in tutti i paesi sempre ho sentito l'ospitalità, sempre ho sentito la famiglia, che è un principio basico per aiutarnos entre noi, entre tutti. E qui mi sento molto felice perché è una famiglia propria. Per me l'Appennino è vite, sinceramente è vite. A me mi piace la nevicata, la natura, gli alberi, il bosco. Quando piove mi piace molto l'acqua e qui se puoi sentire tutto questo, se puoi camminare fuori e avere un capriolo, diversi animali. Questo a uno, a me, mi llena di energia. Nella Bolivia ho lasciato parte di mia famiglia e qui ho scoperto altra famiglia. Questo è un sogno della mia infanzia perché mio papà e mia mamma mi hanno insegnato così rispettare la natura, rispettare il medio ambiente e aiutare al necessitato. Tutta la mia vita ho lavorato sempre aiutando. E 7 anni fa che ho deciso cambiare tutta la mia vita e dedicarmi al 100% per fare questo progetto per aiutare a tutto il mondo. Thank you.